finalmente. Grazie a tutti. Grazie di essere qui con noi artisti per sostenere la causa della non violenza sulle donne, che sappiamo veramente è una condizione molto grave. Io sono Adida Altenburg e come avete visto stasera qui con me c'è il mitico speaker radiofonico Fausto Terenzi, e farei ancora un bellissimo applauso. Grazie Fausto. Tutti noi siamo qui per dire veramente basta alla violenza e vogliamo farlo attraverso la nostra arte. Avete visto passare qui 11 videoclip proprio degli artisti che sono i nostri pittori, proprio dell'arte visiva, che hanno voluto dare il loro contributo attraverso queste opere. Tra gli 11 finalisti che ci sono stati abbiamo deciso di scegliere l'opera di Ylenia De Rocco, e fare un bellissimo applauso ad Ylenia De Rocco, che ha davvero molto molto da raccontare su questo tema e lo fa attraverso i suoi quadri. Presentarvi veramente un ospite fantastica stasera, che ha una bellissima voce, e lei è Marianna Cataldi, che ha voluto essere qui questa sera per sostenere la causa della non violenza. La sua voce è particolarissima, ha mille sfumature veramente che passano dalla musica pop all'agilità della musica black e anche un po' di lirica. Marianna è veramente un'interprete che vanta una lunga carriera come vocalist in numerose trasmissioni televisive. E conoscete appunto la sigla dell'Isola dei Famosi e la stupenda voce è la sua. È stata ingaggiata dalla Disney per interpretare la voce cantata di Mulan, appunto dell'omonimo cartone animato. Lavora in teatro come vocal coach per grandi musical e di recente ha pubblicato il suo nuovo disco, La Forza del Desiderio. Questa sera ci farà un grandissimo omaggio con una canzone scritta da lei, parole e musica, dal titolo Sangue dell'Anima, tratto dall'album La Forza del Desiderio. Un bel applauso a Marianna Cataldi! Baldassarra.
A 8 anni, tutto ciò di cui mi importava era una giostra con le carrozze a forma di zucca, al centro della villa del mio paese. D'inverno era chiusa, ci mettevano una recinzione arancione tutto intorno e le carrozze erano coperti da teli di plastica trasparente. O lasciarla chiusa. Un po', tutto sembrava meno livido, tutto sembrava volermi dire che qualcosa ancora poteva cambiare. Andiamo avanti con la musica. Abbiamo qui i nostri tre finalisti di Emozioni Sonore della parte proprio musicale e abbiamo una cantante, ancora una volta una donna, lei è Haira, e ci canterà 3 canzoni inedite. Ha iniziato a cantare veramente giovanissima, a 14 anni, e ha collaborato come autrice ed interprete insieme al produttore Maurizio Piccoli e poi con Aldo Tagliapietra, che è l'ex cantante delle Orme, e suo figlio Davide, chitarrista di Giano Nannini e di Zano Ferro. Tra 4 anni canta nel gruppo Trioxidò, con cui rivistano in chiave Latin Jazz i classici standard e di brani pop rock. Attualmente collabora con l'arrangiatore musicale Giorgio Mantovan. Vi presento Haira con Ha! Volevo dire, il merito di questa serata va a un mio carissimo amico che ho conosciuto tramite Facebook. E non è vero che ci sono solamente dei tarocchi in Facebook, ci sono anche delle persone con un cuore grande come una casa. Ma grazie a lui io sto passando una serata meravigliosa e vorrei che questo Paolo venisse qui sul palco perché voglio farvelo conoscere. Se lo merita veramente. È una persona che avrebbe potuto fare i soldi con queste manifestazioni e invece lui, e ci tengo a ripeterlo, lo fa solamente per beneficenza. È una persona che ama l'arte, è una persona che ama la bontà perché lui stesso è buono. Eccolo qua, grande Paolo, io mi chiamo Paolo, non vi ho mai più conosciuto con il mio amico. È un grande veramente. Raggiungi la linea, lei che sta comportandosi benissimo stasera. Grazie mille. La nostra grazie. Presentatrice. Grazie. Davvero. Sei grande. Sono buonasera Paolo. Buonasera. Grazie per questa serata bellissima perché è una cosa veramente emozionante essere qui per questa causa così delicata. E certo. Io sono già emozionata perché abbiamo veramente un parterre femminile straordinario. Devo dire che siamo partiti con delle donne, ma toste, assolutamente. Grazie a te. Grazie a te, sei straordinario, davvero, un bel applauso. Tra l'altro i complimenti non solo alla conduttrice ma anche a quelli che si sono esibiti, bravi e bravi. Bravissimi. Ma poi adesso, Fausto, scusami se ti contraddico un po', però proprio grazie ad internet, ad esempio grazie anche a MyChance, sì. C'è la possibilità di farsi notare. Ci facciamo notare tramite i video che mettiamo proprio su internet, quindi abbiamo un pubblico anche più vasto, quindi la gente può anche interessarsi davvero all'arte. E questo davvero, ancora una volta, Paolo ha avuto un'ottima idea, perché proprio MyChance è una vetrina che ci consente grazie, davvero. Grazie, veramente, fantastica. Io non so ancora neanche accendere il computer. Ma no, ti insegno io magari, presto. Magari. Anche Enrico se lo becco glielo spiego. Allora, dov'è? O lo sa già usare come stand emergente.
che sono proprio i Rotovibe, e canteranno anche loro tre canzoni inedite. Veramente un applauso, perché sono veramente grintosi, hanno una carica elettrica questi ragazzi. E vi faccio un piccolo excursus su di loro, visto che sono nuovissimi. Loro nascono alla fine del 2010 e all'inizio sono proprio una cover band, quindi fanno un po' quelli che sono i repertori classici, diciamo, del rock. Ma Incontri Paralleli è il primo pezzo che li consacra come band emergente e piace da subito, perché la strada è quella giusta. Questi ragazzi hanno iniziato a testa bassa a lavorarci, credendoci e superando tutte le aspettative. Quindi vi lascio a questo concentrato di energia, di sonorità diverse, con Un Giorno Migliore di Rotovibe. Conservanti. Nel dicembre del 2011 è stato pubblicato il loro primo disco confezionato in casa, il video surreale Metafora, che viene premiato con il BIFI 2012 come miglior video per la giuria di Dailymotion. Loro sono pronti, sono gli Equidistratti con Surreale Metafora. Distratti, Surreale Metafora. Grazie per la splendida presentazione. Thank you.
grazie di essere ancora qui con noi, è veramente una grandissima emozione e sono davvero emozionata perché, vabbè, mi aspettavo tanto calore così e vi ringrazio davvero di essere qua ancora con noi. Grazie anche a Fausto e a Enrico. Volevo fare anche un piccolo ringraziamento anche all'Angela Mancini, sì, se vogliamo fare un applauso grandissimo. Sì, grazie. Brava e modesta. Complimenti. Grazie Fausto, aspetta che non riesco a muovermi col vestito. Lo so, ma quando suoni... Quando suoni hai come un alone intorno a te, sei bravissima, complimenti. Grazie, grazie mille. Complimenti veramente. Volevo anche ringraziare, tra l'altro, questa sera, oltre all'associazione No Profit My Chance e Emozioni Sonore, di cui pubblico, anche Cadmi e Maschile Plurale, che si occupano proprio attivamente di questa piaga molto grave che è proprio la violenza sulla donna, perché ragazzi, dai, parliamoci chiaro. Abbiamo riso stasera, abbiamo scherzato, abbiamo fatto musica, abbiamo fatto arte, però non dimentichiamoci veramente qual è il vero motivo per cui siamo qui, che è proprio questa gravissima piaga che è la violenza sulle donne. Diciamo basta, tutti diciamo insieme. Basta, non se ne può veramente basta. Più. E spesso anche nell'ambito familiare è difficile, è veramente difficile, ma se sapete, denunciate, davvero. Grazie mille. Allora, intanto siamo arrivati alla fine di questa serata, io voglio ancora una volta ringraziarvi e invito sul palco Marianna Cataldi e anche Enrico Veruschi, che io spero che sia qua in giro perché non lo vedo più, eccolo qua, perché vorrei dare i premi per i nostri artisti. Daniela Baldassarra per la letteratura. Non mi piacciono i microfoni perché io una volta ho ingoiato uno. Ecco, ingoiarlo è niente, no? E spellerlo è brutto. Complimenti. Grazie a tutti. Allora, vi salutiamo tutti. Sì. Salutiamo questa. Volevo fare un ringraziamento veloce per le calzature che sono state date da Daniele Amato. E volevo ringraziare Alberto Collini per avermi portato fin qui. Grazie davvero. Grazie perché a te, che sei stata meravigliosa. È stata una cosa, la mia prima esperienza, quindi vi ringrazio e mi avete accolto col cuore. Sei stata bravissima. Noi salutiamo adesso tutti con una canzone, Love Story, una. Sì. Dal mio album di colonne sonore con orchestra sinfonica. Bellissime. Con la Budapest School Sinfonica Orchestra, augurando appunto che l'amore vinca su tutto sempre. Grazie. Grazie a Veruschi, grazie a Fausto, grazie a questa splendida, meravigliosa ragazza, Marianna Cataldi, a tutti quelli che hanno partecipato, Marianna. Buonanotte. Ciao. E che musica sia. Vanno rispettate, protette, amate, niente di più.